Non serve solo protestare, questa provincia deve proporre soluzioni ai problemi della gente. Ciriaco De Mita rompe un silenzio che durava da troppo tempo. Tutti gli chiedevano aiuto, mentre l'Irpinia veniva assediata su sanità e rifiuti. Lui, davanti alla folla che si è radunata al Vivo Hotel di Avellino per ascoltare le sue tesi, confessa il disagio del politico abituato a confrontarsi su idee e proposte. In questa fase invece solo proteste e lamentazioni. Sull'emergenza rifiuti difende il territorio, la solidarietà non può essere a senso unico, dice, e De Mita boccia una classe dirigente incapace di porsi il problema di come amministrare. Ma l'attacco più feroce lo sferra quando parla del comune di Avellino. Quando la roccaforte del sistema democratico era il comune, e credo che le cronache di questi giorni ci dicono che quella non è la roccaforte del sistema democratico, ma è il luogo e la forma dell'impoverimento della moralità della politica più diffusa. E alla fine della manifestazione, quando riceve l'abbraccio della folla, si toglie un sassolino dalla scarpa nei confronti del presidente del Consiglio Comunale, Antonio Gengaro, definito più stupido dei cittadini di Nusco, visto che in campagna elettorale lo stesso Gengaro aveva esaltato l'intelligenza degli elettori nuscani che avevano bocciato la proposta del leader. Ma De Mita non è tenero neppure nei confronti della provincia. A Sibilia, che lo ascolta divertito, dice: il presidente diventi più operoso, questa esperienza amministrativa potrebbe andare meglio. E propone poi la costituzione di una scuola per l'utilizzo dei fondi europei. Ma Palazzo Caracciolo, secondo De Mita, ora deve diventare il luogo del confronto. È la provincia, non la provincia impersonale, l'istituzione che raccoglie tutti quelli che pensano. Visto che pensano tutti, e poi vi posso dare un suggerimento: se si discute serenamente, quelli che parlano sono pochi, se nessuno discute serenamente, parlano tutti e sono inconcludenti. Vivere, vivere, è sperare.